l'angolo dell'educatore. Oggi nell'angolo dell'educatore parleremo di una cosa che già dal nome sembra affascinante, posso dire, si chiama discriminazione visiva. L'abbiamo intercettata proprio sul canale YouTube del nostro educatore di fiducia Fabio Marinoni, che si chiama Il mio cane mi parla. E allora ho detto vabbè, basta, dobbiamo parlare di questo nella puntata sulla vista. Vero Fabio? Ciao, ben trovato a Pronto Pet. Buonasera a tutti, ciao. Buonasera, allora non c'è il dottor Sorrentino, c'è il dottor Vergara, te lo presento, che è qui. C'ha un basso alle spalle. Adesso guarda, non cominciate che voi, occhi, l'ho visto, c'è un basso appassionato il dottore, quindi vi potete vedere in Svizzera anche voi, Fabio. Adesso non è che tutti quanti i medici veterinari che vengono. No, a parte gli scherzi. Li rubo tutti. E tutti quanti, è giusto. La collaborazione è bello per questo, fare rete tra tutte le parti. Ci piace così. Allora Fabio, ci puoi spiegare che cos'è la discriminazione visiva? Poi vediamo insomma la praticità nel video con Vanity. È un gioco bellissimo, uno dei miei preferiti da fare col proprio cane. In poche parole, il cane si insegna al cane a discriminare gli oggetti, quindi attraverso lo sguardo e gli occhi. Ma se abbiamo il video, direi vediamolo. Vediamolo e poi lo commentiamo insieme. Vediamo Vanity all'opera. Al posto. Al posto. Mani, prendi. Brava. Mani, prendi. Bravissima. Mani, prendi. Bravissima. Cos'è questo? Cos'è questo? Bravissima! Cos'è questo? No! Vani, cos'è questo? Bravissima! Vani, cos'è questo? Vani, qual è questo? Ah. Qual è questo? Bravissimo. Vani, qual è questo? Bravissima. Allora Fabio, io sono certa che se partecipassi io a questo gioco perderei. Cioè, questo è chiaro ed evidente che Vanity è sicuramente più brava di me, di qualsiasi altra persona, penso, umana, che si mette a giocare a questo. Allora, ci spieghi qual è il segreto, no, diciamo, di questo gioco? Perché tu utilizzi il clicker, utilizzi un bastone, ma come funziona? Il clicker serve solo per facilitare l'apprendimento. È importante che il cane già lo conosca, ecco, di non utilizzare il clicker subito con questo gioco. E poi, come si vede nel video, ci sono diverse fasi. Si comincia a insegnare al cane ad andare sulla copertina, quindi quando è sulla copertina che ponga attenzione verso di me. Poi si comincia a fargli afferrare il gioco, si comincia a farglielo afferrare mostrando il gioco uguale, quello identico. Mm-hmm. Il bastone serve come aiuto per indirizzare il cane sul gioco giusto. Però piano piano, andando avanti, poi lo si toglie il bastone, di modo che il cane discrimini. Quindi io mostro un gioco, il cane lo guarda e deve, tra i tre o quattro che sono presenti, scegliere quello identico. Di fatto è proprio una discriminazione
e i cani sono capaci di farla. Si può riuscire a fare questo gioco, ci vuole dell'impegno, ci vuole pazienza, c'è tutte queste fasi da seguire, però poi alla fine è molto bello, molto divertente. Cioè, il cane fondamentalmente in questo momento non è tanto che riconosce il colore o l'oggetto di per sé, cioè capisce il meccanismo, viene indirizzato un po' da te in questo caso, prima con il bastone, sottolinei con il clicker e poi impara. Cioè, è complicato da capire, Fabio, io ho visto questo gioco un milione di volte vedendo questo video, dicevo, vedi che progressi che fanno, però non è che il cane dice ok, ho visto quell'oggetto, vado e prendo quell'oggetto con la bocca. Sicuramente serviranno delle sessioni lunghe, immagino. Anche come dicevi tu, tanta pazienza, tanto tempo a disposizione per insegnarglielo, lo commentavamo anche prima col dottor Vergara, che è un ambito bellissimo, ma serve pazienza, serve tempo, serve collaborazione e serve tanto l'attenzione del cane in questo caso, no? Perché deve essere proprio, forse anche basata su un rapporto perfetto tra adopter e pet, no? Perché comunque si vede che è lì, aspetta che tu gli fai vedere e lei fa. Sì, deve essere un po' collaborativo il cane, non è che ci deve essere questa perfezione di relazione, anche perché questo gioco poi l'ho proposto anche diverse volte qua da me, al mio centro, con dei clienti che con i loro cani di diverse razze, diverse taglie, sono riusciti comunque poi a farlo. Ci sono diverse fasi, come dicevo prima nel video, chiaramente il video è tagliato, ci sono molte ripetizioni. E il bastone serve per indicare, però come dicevo prima, alla fine il cane imparerà proprio a osservare l'oggetto che viene mostrato con la, con la mano in alto, guardare quelli presenti e riconoscere quale di questi è uguale a quello mostrato, quindi in base al colore, alla forma, assolutamente è in grado di riconoscere. Ecco Fabio, perché noi vogliamo insegnare questo gioco al nostro cane? Qual è l'obiettivo? Cosa insegna effettivamente al cane? Non a riconoscere i colori, insomma, ecco, non è questo l'obiettivo. Ma allora, sui colori ci sarebbe da fare un esperimento. Bisognerebbe provare a insegnare al cane la discriminazione visiva, quindi riconoscere gli oggetti, e poi magari proporre al cane 5 palline o 3 palline sul tavolino, e proporne una dello stesso colore, insomma magari una gialla, una rossa, una blu, proporre quella gialla e vedere se il cane è in grado di andare a riconoscere, quindi non più la forma, perché la forma è la stessa, ma andare a riconoscere il colore. Non ho esperienza su questo, non ho studi su questo, però è una cosa che si potrebbe provare a fare. Sul perché fare questo tipo di gioco, non c'è uno scopo a livello educativo, non c'è uno scopo a livello dell'utilità quotidiana, e lo scopo è solo quello di aumentare le competenze del cane, migliorare la relazione, perché ricordiamoci che quando si fa qualcosa col cane si sta dedicando del tempo esclusivo al nostro cane, e quindi stiamo migliorando relazione, ascolto, attenzione, competenze, concentrazione, attenzione, sono tantissime le cose che ci fanno dire perché fare una roba del genere. Aspetti cognitivi e relazionali, potremmo dire così, insomma, sì. Queste due componenti sicuramente. Però Fabio, quello che dicevi prima mi ha incuriosito, ho pensato effettivamente si potrebbe provare a fare un gioco mettendo diverse palline di diverso colore, però se non erro i cani hanno una vista dicromatica, quindi loro non hanno uno spettro di colori come il nostro, e quindi dovremmo forse individuare solo determinati colori che riescono a vedere in maniera diversa. Non so se è possibile, dottore. Allora, sì, in realtà noi abbiamo una vista tricromatica, nel cane la vista è dicromatica. È anche vero però che diciamo il deficit è più sul rosso, ma l'intersecazione comunque delle bande, della lunghezza d'onda naturalmente, della banda blu e della banda gialla, si intersecano, per cui alla fine sì, non ci sarà una percezione così come la vediamo noi, però insomma il cane può riconoscere assolutamente i colori. Fabio, proviamo? Vabbè, proviamo. Ma la lanci? Te la lancio così, ma proviamo. Se avrò tempo,
Sì, se avrò tempo nel prossimo Sì, ho periodo. capito. Si farà aspettare l'estate perché, come abbiamo visto, eri in pantaloncini all'aria aperta, si stava bene, certo, era facile giocare così. Va bene, Fabio, io ti ringrazio come sempre. L'appuntamento con te è per martedì prossimo. Grazie a tutti, buona serata, buonanotte. Buonanotte a te.